harici 1.1 milyon kilometrekare bir sahil alanında ağırlayacak. Italian style. Don't laugh.
ovviamente con la cima molto lungo, lieve ventata grande, capitolato, macchiato, freddo, tutto in bucero, retta con i freddi, stata piccola, senza schiuma, americano, come il tuo con un altro, tutto in panna, faccia parte. Napoli. And Etna? Sicilia.
Another one?
conoscono. Ok, let me talk Italian. Non si conoscono, devono conoscersi, devono usare delle parole. Le prime cose importanti, non solo la grammatica, devono parlare. Quindi la prima cosa che dovremmo imparare a dire è il saluto, no? Questo l'abbiamo già imparato. Cosa diranno? Ciao. Ciao. Ok, la situazione è questa. Siamo al primo giorno di scuola, first day at school, and they are new, they don't know each other, and so they start talking. Ok, bravo. So, first thing, you meet, for example, a nice garden, full of flowers, and they know each other. So the first word that you have to say is? Ciao. in Turkish, usually what do you say? Merhaba. Merhaba. Okay. And later you have to say something. For example, nasılsın? Nasılsın? In italiano, come dice? Come stai? Come stai? La risposta? Bene. Bene. Bene, dici bene. Bene. Grazie. Oh, they speak Italian very well. But now we can go on with, for example, introduce themselves. They have to say their name and ask name. Okay? My name is Salvina. Okay? So you can say, my name is Salvina in italiano. Dimmi il mio nome, oppure mi chiamo. Mi chiamo Salvina. Come ti chiami? Oh, che bravo! Ok. Ti chiamo come? Ok, brava. Ok. Usually Turkish people are very polite and they say... Yes. Brava! Ah! You know one of my best students, huh? Ok. Piacere. Piacere. Ok, wow, fantastic. No. Let's start again. Can you repeat again? So, you meet for the first time. You say hello. Later, you introduce yourself. And later, you ask her to meet. She replies and you say, of course, piacere. Okay? Okay. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Come chiami? Mi chiamo. Mi chiamo come? Piacere. Now we have the Italian numbers.
Italia, no? Okay.
coincidenza. In turco come si dice che coincidenza? Coincidenza. Bravissimi, avete studiato molto bene il turco. Now, just to realize if you understood something or if you remember something, I'll give you some papers, not for my students, of course. My students can help the others, okay? Semi, can you come? Puoi venire, per favore? Potresti? Molte grazie. There are some papers. E ci sono dei fogli per gli studenti che non hanno pochi diners, of course. If they would like to try some activities, small and short activities, relate the dialogues that we did. So you can ask if you would like to do something. Okay, always. Q and U. Cinque in Turkish. Sei. Otto. Sette. Yedi. Otto. Sekiz. Nove. Dokuz. Dieci. On. Bravo. Now, this page should be, it's a, no, not in order, it's, there is a mess. So we have to find the first sentence of the dialogue. And there are two people. Okay. Ciao. Okay. She's the perfect secretary.